Vediamo come si legge il giornale. Oggi sul mattino, ogni giorno c'è da dire qualche cosa e oggi ci sono delle cose molto gravi che eventualmente possiamo dire, perché ogni giorno le cose si accumulano e non si risolvono. E quindi accumulandosi si ritorna sempre sugli stessi argomenti e se ne aggiungono di nuovi, sì, che sempre non si risolvono, e diventa quindi un cane che si morde la coda con un unico obiettivo finale, che noi sul piano ambientale siamo massacrati. Però che significa essere massacrati sul piano ambientale? Significa che noi nei temi di sviluppo stiamo andando sempre più indietro, non sempre più avanti. Allora, oggi che cosa mi ha colpito con estrema gravità? Le dichiarazioni che sono state fatte da Marone a proposito della questione ambientalisti e Bagnoli. Non so se avete seguito la questione. Come? Cioè l'attacco che ha fatto Marone agli ambientalisti che hanno fatto la battaglia di Bagnoli e che, come Marotta, continuano a farla. Cioè noi a un certo punto, anche come medici dell'ambiente, ci siamo fermati, abbiamo detto, abbiamo fatto le denunce, abbiamo fatto la cosa, poi non per, come hanno detto alcuni, per concessione politica, ma poiché ci sono assunzioni di responsabilità precise, vedi Istituto Superiore di Sanità che dice per 10 giorni si può fare, per l'ennesima volta abbiamo scritto, è l'ennesima volta che si fa la munnezza tossica sotto il tappeto e poi dopo si caccerà l'evento dopo 10 giorni e la munnezza tossica rimane sotto il tappeto e poi magari chiamano a me per alzare il tappeto, perché questa è la mia ordinaria attività. Però diciamo, ugualmente non si risolve niente così, le cose si accumulano, non si fa sviluppo così. E continuamente, mentre si parla di Bagnoli, esempio accade Via De Roberto. Allora, Via De Roberto va interpretata, perché a Via De Roberto non sta accadendo un incendio occasionale, non sono stati incendi occasionali quelli all'interporto di Marcianise nel 2006, dove a distanza di 2-3 mesi si sono rincendiati piramidi intere di pneumatici, migliaia di tonnellate di pneumatici, in gran parte non di produzione locale, ma importati legalmente in Campania dalla produzione di pneumatici usata nazionale, avente uno scopo preciso, cioè quello di riciclare questo materiale. Allora, nel fatto che poi dopo il materiale non si ricicla... E perché non si ricicla? Non si ricicla perché non c'è la potenza di riciclo all'interno di una regione che non ha la potenza strutturale di poter riciclare il 60% dei pneumatici d'Italia, mentre viceversa ha la potenza strutturale di importare questi pneumatici che in eccesso, soprattutto se incendiati, diventano rifiuti speciali pericolosi da dover esportare e quindi guadagnarci sul trasporto. Allora noi non comprendiamo da anni, anche se tutti lo sappiamo, che il problema è camorra e trasporto e soprattutto rifiuti industriali. Allora il problema vero in questa regione da decenni, da sempre, non è mai stato il rifiuto urbano, ma è stato il fatto che il rifiuto urbano è di gestione pubblica e quindi lo Stato paga per smaltire, i cittadini pagano con la TARSU, il rifiuto industriale è di gestione e responsabilità privata. Quindi in una regione che ha una valanga di evasione di attività commerciale risulta fin troppo ovvio certificare uno smaltimento che poi si affida alla camorra affinché rientri nello smaltimento illegale ma all'interno dei rifiuti urbani. Quindi siamo la regione che da sempre è rifiuti zero speciali, discariche, si parla tanto di rifiuti zero, noi e lo scritto siamo la regione da unica in Italia, unica, la regione rifiuti zero industriale, cioè siamo l'unica regione che ufficialmente dichiara di non possedere discariche per rifiuti speciali e di non possedere impianti di incenerimento per rifiuti industriali. La cosa è di una gravità inaudita, laddove io brucio gli pneumatici e questi diventano rifiuti speciali da dover essere smaltiti in discariche di rifiuti speciali che in Campania non ci sono. Quindi io ho creato un enorme ingresso di denaro attraverso un commercio legale, arrivano, bruciano e quindi ricreo un enorme commercio legale pubblico a carico dello Stato attraverso la necessità di smaltire fuori regione un enorme carico di rifiuti speciali. I loghi dei rifiuti dei quali abbiamo sofferto a Napoli in tutte le crisi dei rifiuti
hanno questo scopo. Sappiamo tutti che non sono gli incendi legati anche all'esasperazione dei cittadini, ma che sono state precise azioni di guerriglia coordinate da gruppi di muschilli, cioè da piccoli operatori camorristici, che avevano il preciso scopo di trasformare il rifiuto urbano in rifiuto speciale. Una volta trasformato il rifiuto speciale attraverso l'incendio, quello che dovrebbe essere smaltito, faccio un esempio, oggi come oggi, sappiamo che si deve esportare per bruciare e sappiamo che nella peggiore delle ipotesi costerà dai 100 alle 140, non di più, ma anche probabilmente qualcosa in meno, tonnellate, euro a tonnellata, diventando rifiuto speciale, arriva ad essere smaltito a 1500 euro a tonnellata. Allora, poi... là sta il guadagno e là sta il motivo. Allora, finché non ne usciamo fuori e finché non si comprende, altra cosa che ho visto in questi giorni, sempre leggendo sul giornale, sviluppo e ambiente, è offensivo e stupido da parte di personaggi che hanno detenuto il potere come Marone, accusare gli ambientalisti di non volere lo sviluppo. Sapete che cosa è uscito ufficialmente di Chiara il Mattino? Leggete il giornale interpretato. Non più tardi dell'altro giorno, la Banca d'Italia ha dichiarato che la regione Campania è una delle regioni con i maggiori depositi bancari e che abbiamo avuto un incremento a livello di doppio zero in termini percentuali sui depositi dei conti correnti delle filiali campane. La Deutsche Bank in Campania apre filiali, non chiude filiali. E nell'ultimo anno, dato macro dato della Banca d'Italia, l'incremento è stato dal 100 al 200%. Cioè in Campania sono stati e sono presenti ufficialmente a livello di conti bancari in termini globali, dato ufficiale riportato dalla Banca d'Italia, non meno di 25 mila milioni di euro. Stiamo parlando di 25 miliardi di liquidi che si sta tentando di tenere fuori dalla tempesta finanziaria europea che sta squassando l'Italia. Il problema qual è? Che questa enorme massa di denaro liquido non è diffusa, ma è concentrata in pochi, enormi, infiniti conti correnti che sono certamente legati a non una trasparenza operativa e sono i famosi, voglio dire, liquidità che diciamo possiamo immaginare come non sia di trasparente produzione. Ma se andiamo a riportarla su base regionale, vuol dire che ognuno di noi, senza saperlo, ha una media di depositi correnti liquidi in atto non inferiore ai 4.000 euro, in una regione che sta soffrendo l'indicibile in termini di licenziamento, assenza di lavoro, suicidi, chiusura di fabbriche, eccetera. Quindi questo evidenzia molto che cosa? Che in Campania l'attività c'è ed è gran parte di tipo commerciale e soprattutto non legale, a nero. Allora adesso facciamoci un'altra domanda da ambientalisti. Se io ho un'attività che evade, se io non dichiaro il dipendente, oggi abbiamo altri morti sul lavoro per diciamo mancanza di a nero, cioè dipendenti non ufficiali, è possibile che io poi smaltisco correttamente quello che la mia attività commerciale produce? Che senso ha? È un controsenso. E anche volendolo fare, non lo potrei. Cioè io non posso avere un'attività che mi produce, faccio un esempio, solventi pericolosi perché produco una fabbrica di scarpe e di borse, dove però questa fabbrica di scarpe e di borse non risulta al fisco. E quindi io non posso dichiarare uno smaltimento per qualcosa che ufficialmente non c'è. Quindi l'evasore, al contrario di quello che si fa vedere oggi negli spot del governo, non è un parassita, perché in termini biologici il parassita è colui che vive a danno del parassitato, ma non è interessato alla morte del parassitato, perché se muore il parassitato ha finito di gambare pure il parassita. In questa situazione, che è sempre più sbilanciata in termini di evasione, anche in periodo di crisi, queste persone che diventano quindi parassiti, sono parassiti che uccidono, sono parassiti che avvelenano, sono parassiti che, come i virus virulenti, non stroncati e non tollerati, alla fine determinano la morte dell'organismo parassitato. Ed è quello che sta accadendo, perché queste persone non sono parassiti, diventano avvelenatori. Allora, qua è tutto il gioco al massacro di quello che accade, perché si è pensati di essere furbi.
i nostri camorristi hanno pensato di essere più furbi degli altri, perché con questi sistemi si fanno denari molto. Il problema è di fondo: l'Italia ha scelto di non avere leggi penali adeguate sull'ambiente, l'Italia ha scelto di non volere organismi istituzionali di controllo ben attrezzati. Oggi, ancora una volta, ripeto, basta leggere il giornale di oggi e vi scoprite che praticamente ufficialmente si dichiara che l'ARPAC non è in grado di fare i monitoraggi. Attenzione, e diventa cosa ancora più triste, lo dichiara per i monitoraggi mobili per Sorrento e Capri. Cioè, oggi compare l'ennesima notizia che l'ARPAC dichiara di non avere laboratori mobili in grado di andare a fare le analisi fatte bene per controllare i depuratori di Sorrento e di Capri. Ma i problemi ambientali più atroci e più gravi, ancorché presenti pure a Sorrento e Capri, ovviamente non sono a Sorrento e Capri. I problemi più gravi sono, voglio dire, nelle zone interne. Però, diciamo, noi ci poniamo sempre il problema di scoprire che le attrezzature non ci stanno quando riguardano la Grotta Azzurra, non quando riguardano l'Interland di Bagnoli o l'Interland di Acerra.